Per finire occorre dare un nome al circuito e poi renderlo visibile, renderlo pubblico. Per dare il nome al circuito, questo qui è il nome che per adesso il programma ha dato al mio circuito. Io lo voglio modificare, clicco sopra e scrivo come vi ho dato nelle istruzioni su Moodle, ci mettete quarta AMM e poi tutto attaccato IP Marconi. Poi ci mettete spazio, nome, spazio, cognome, per cui io metterò spazio Marco, spazio Saracini. Dopodiché, vedete, qui vi ha cambiato. Dopodiché, tornate nella schermata principale. Per andare nella schermata principale dovete cliccare su questi quadratini nell'angolo in alto a sinistra. Vi riporta nella schermata principale. Per la verità, anche dalla schermata principale si può andare a cambiare il nome. Cliccate qui nella rotellina, che è la classica simbolo delle opzioni, delle impostazioni più che altro, cliccate, selezionate proprietà, qui potete nuovamente cambiare il nome se non l'avete fatto prima, lo potete fare adesso, e altra cosa importante, qui voi dovreste avere di default privato, di regola vi dà privato, e invece andate a selezionare pubblico, salva modifiche, e a questo punto il circuito è visibile a tutti.